Ciao a tutti, sono Romy, benvenuti in questo nuovo video. E in questo video vi parlerò del mio ultimo acquisto, la My First Love di Clio Makeup. E questa è una palette molto molto carina, è quella piccolina che si compone. Io l'ho presa, sono riuscita a prenderla in omaggio acquistando 4 cialdine. E è una palette molto carina, è veramente molto piccola, sta davvero in una mano, è molto compatta, si può portare veramente in giro senza nessun problema, è veramente fatta molto bene, ha il pack diciamo in cartone rigido, molto molto carino. Aspettate che allontano un po', così magari vedete meglio. E niente, quindi io adesso vi mostro, la vado ad aprire. Copriamo questo lo specchio. Allora, quindi come potete vedere, uno specchio molto molto carino, molto comodo appunto se ci andiamo a truccare in giro. E questi sono i colori, le cialdine da me scelte. E quindi ho scelto Treasure, Choco, Juice e Royal. Allora, innanzitutto vi faccio vedere diciamo la resa ho fatto anche gli swatches, vi faccio vedere poi la resa di questi ombretti. Cosa dire? Allora, questi ombretti sono spettacolari, sono molto borrosi, sono veramente veramente unici sull'occhio. Non so se mi avvicino, ve li faccio vedere meglio. Hanno veramente una resa spettacolare. Si sfumano benissimo, non fanno assolutamente fallout. Adoro questo colore perché dà una luce, veramente una brillantezza intensa allo sguardo e completa veramente il make-up in maniera ottimale. È una, diciamo, palettina. Io l'ho composta in questo modo perché adoro particolarmente questo colore, che utilizzo anche da solo sull'occhio la mattina quando sono di fretta, quindi uso anche solo questo qui. Altrimenti utilizzo questo, anche da solo è bellissimo, ma se altrimenti lo utilizzo o questo per la piega dell'occhio, poi applico questo qui e infine un po' di questo per dare veramente, che dona veramente luce al trucco, al make up, all'occhio, tutto. Una palette veramente veramente bella. Io al momento ho provato soltanto questi ombretti, ma sono veramente formidabili. E costano ognuno 4,50 euro. E la palettina io sono riuscita a prenderla in omaggio, quindi acquistando ogni 4 ombretti una palettina in omaggio, altrimenti il costo è di 5,50 euro. Ma voglio dire, per la praticità che ha, io la porto sempre con me per un ritocco veloce se dopo il lavoro devo uscire, quindi la porto sempre con me oppure per un ritocco comunque. Ma devo dire, questi ombretti durano tantissimo. Io devo utilizzare un primer perché ho una palpebra particolarmente oleosa, quindi in inverno magari possono durarmi un po' di più, in estate assolutamente no, quindi devo utilizzare un primer. Ma con un primer mi durano tantissimo, mi durano veramente tutto il giorno. Ovviamente se la sera dopo l'ufficio devo uscire, è chiaro che vado a rifinire un attimino il trucco, magari renderlo un po' più particolare, eccetera. Comunque con questa palettina, con questi colori, veramente posso, devo dire, posso fare veramente qualsiasi trucco. E un colore che volevo assolutamente provare era il nero nuovo, uscito, non ricordo bene il nome, ma purtroppo era sold out, quindi nel momento in cui tornerà disponibile sicuramente passerò ad acquistare altri 4 ombretti. E sinceramente il mio desiderio sarebbe di provare la palette, anche la palette che al momento non sono, per ora non ho avuto possibilità di acquistarla. Ma vorrei acquistarla. Devo dire che i prodotti di Clio, essendo una nuova linea, una linea giovane, devo dire che hanno una qualità, per quanto mi riguarda, veramente veramente buona. Diciamo, io riesco, non sono molto pratica ovviamente a truccarmi, ma devo dire che con questi ombretti è facilissimo truccarsi perché si sfumano benissimo, non fanno macchia sull'occhio, basta applicarne pochissimo perché sono super scriventi. Devo dire che hanno una resa veramente pazzesca. E sono veramente 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 ottimi. Vi faccio vedere, io mi sono fatta poco fa degli swatches sul braccio, cioè guardate, con una sola passata. Allora guardate questo quanto è lucido, quanto brilla, cioè è stupendo.
Quindi questo qui abbiamo Choco, poi abbiamo Royal, Juice e Treasure. Sono veramente, veramente stupendi. Cioè, non ho niente da dire, niente da aggiungere, sono veramente contenta perché seguo Clio da tanto tempo e quindi mi sono affezionata a parte, vabbè, a lei, ma penso che le sue recensioni siano sempre ottime, siano veramente stupende e fatte bene o comunque sincere, ecco. E quindi mi faceva molto piacere provare i suoi prodotti. Devo dire che questi ombretti, questa palette è veramente ottima. Diciamo, questi sono i miei preferiti. In primis, diciamo, da provare, però mi piacerebbe provarli piano piano tutti perché penso che siano dei colori veramente stupendi. Questo è un colore meraviglioso. Questi swatch l'ho fatti con una sola passata e quindi, cioè, scrivono benissimo. Non ho veramente niente da dire e io resto veramente stupita, piacevolmente ovviamente, della burrosità di questi ombretti, della loro qualità eccelsa, e devo dire che complimenti, veramente complimenti a questo nuovo brand che si affaccia oggi, diciamo che si è affacciato da poco nel mercato, e sono sicura che se continueranno a fare prodotti con la loro serietà, con questa cura, sono sicura che i loro prodotti, insomma, avranno veramente molto successo. E quindi niente, ecco, vi invito quindi a provare questa palettina. È molto semplice anche togliere le cialdine, questo forse non ve l'avevo detto. Con dietro basta io l'ho tutta sporcata perché la porto sempre in giro, basta uno spillo, non lo so, una spilla, qualsiasi cosa, e si tolgono molto facilmente, si possono cambiare, quindi se ne avete uno, diciamo, se avete altri due ombretti che volete portare con voi e non avete la palette, potete comunque inserirli qui, anche perché so che la palette, la grande, completa di Clio, anche quella permette di togliere le cialdine e di inserirle in altre palettine, quindi nel caso, se avete questa, potete fare, e avete anche l'altra, potete fare una combinazione vostra da portare con voi in giro, sempre sempre molto comoda. Complimenti veramente per questa idea, questa palettina veramente stupenda. E niente ragazzi, io fatemi sapere cosa pensate di questa palettina giù nei commenti, se vi va, e mi fa sempre molto piacere. E io vi saluto, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao ciao.